Cenacolo Domenicano, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale amministrazione comunale 2017 del Comune di Solarino. Il sindaco uscente Sebastiano Scorpo fa il sunto di quello che sono stati i suoi primi 5 anni di amministrazione. Allora, come 5 anni fa non mi sono potuto sottrarre alla richiesta del sindaco di Sebastiano a presentare questa sua convention per la sua rielezione. Io devo un grazie doveroso e sentito per la vostra partecipazione a questa convention dedicata appunto alla rielezione a sindaco di Sebastiano Scorpo. Quelli appena trascorsi, salvo scampoli, sono stati 5 anni di lavoro proficuo in tutti gli ambiti, ma di questo vi parlerà ampiamente a seguire Sebastiano, perché diciamocelo francamente, dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini. Stasera noi, dopo aver ascoltato quanto fatto in questi 5 anni e i progetti per i prossimi 5, dobbiamo trasmettere e fare da cassa di risonanza, soprattutto comunicando con i tanti indecisi, dubbiosi e poco informati. Ma a tal fine dobbiamo chiederci prima noi e poi far riflettere gli altri su quali debbano essere le caratteristiche, le qualità che dobbiamo chiedere a un sindaco per essere un buon sindaco, visto che la concorrenza è nutrita e composita. La domanda che dobbiamo porre agli altri e prima a noi stessi è: quali sono le qualità richieste a un buon sindaco per consentire a noi elettori di poter scegliere e votare con raziocinio, consapevolezza e senso della realtà? L'onestà, parola grande e roboante. Vedete, esistono due tipi di onestà: quella cosiddetta commerciale e quella intellettuale. Secondo la cosiddetta onestà commerciale, essere onesti con i propri concittadini significa non solo non sottrarre risorse in maniera fraudolenta oppure ottenere vantaggi per sé o per i propri amici, ma essere onesti significa rispettare il mandato ricevuto come sindaco, agendo sempre e comunque a vantaggio della collettività, con il massimo della trasparenza nella gestione della cosa comune. L'onestà intellettuale è una roba di lusso. Non si compra al supermercato a prendi 3 e paghi 2. Onestà intellettuale significa saper riconoscere quando si ha torto, saper apprezzare le opinioni altrui, anche se non condivise. Onestà intellettuale vuol dire non ingannare con i concetti, cioè non dire cose che sappiamo false, come se fossero vere, sfruttando la nostra abilità dialettica. Onestà intellettuale vuol dire non essere un voltagabbana, che fin quando sta al tuo fianco ti elogia e poi al cambio di casacca mette in discussione quanto fatto insieme. Ma l'onestà non è tutto. Diciamo che è un prerequisito, ma è altrettanto vero che da sola l'onestà non basta. In politica è estremamente importante la competenza, ed è pericolosa l'inettitudine, poco importa se per impreparazione o superficialità. Dunque, cultura e competenza. Un sindaco deve avere specifiche competenze che gli consentono di guidare la macchina amministrativa, e non ci si può inventare amministratori dall'oggi al domani. Un buon sindaco deve conoscere i principi di base, le leggi e le disposizioni relative al funzionamento del bilancio comunale, e per fare questo non può rivolgersi a dei tecnici o consulenti esterni che tra l'altro graverebbero sulle tasche dei contribuenti. Oggi sbagliare i conti peccando di superficialità o presunzione significa aumentare le tasse ai contribuenti o far andare il comune in dissesto. Un'altra qualità,
la capacità organizzativa. Un sindaco deve sapere organizzare e organizzarsi, deve sapere elaborare progetti a breve, medio e lungo termine, individuandone le priorità. Un buon sindaco deve dedicare molta parte del suo tempo per programmare ogni aspetto della sua gestione e dunque organizzare la sua giornata in base alle priorità, onde diminuire il flusso delle urgenze. Dunque, un sindaco a tempo pieno e non nei ritagli di tempo. Per ultimo, ma non per importanza, personalità e autorevolezza. Il sindaco rappresenta la città in ogni occasione e deve farlo con personalità e autorevolezza, anche sapendo prendere decisioni talvolta impopolari, ma che ritiene giuste per la collettività. Dunque, riassumendo, queste le qualità importanti: onestà, competenza, capacità organizzativa, autorevolezza. Queste qualità noi riconosciamo in Sebastiano e siamo certi più che mai che i concittadini, al di là degli schieramenti familiaristici che veicolano il voto presso parenti o affini, gli elettori, siamo certi che sapranno scegliere la candidatura giusta per la nostra comunità, premiando con il voto Sebastiano Scorpo. Il nostro compito? Difendere la sua candidatura dalle tante bugie e dalla disinformazione. Non è facile, ma noi ci proveremo. Grazie. Grazie, grazie Armando, buonasera a tutti. È un'emozione vedere questa sala stracolma, strapiena. Vi ringrazio di vero cuore. Una gentilezza: prima di iniziare gradirei avere qui vicino a me la mia squadra, Giuseppe Vestritto, Alfio Cantarella, Silvana Cassia, Isabella Scalora, e gradirei avere qui anche Pippo Oliva e Paolo Giambertone. Gradirei perché c'è un motivo e lo vediamo tra qualche minuto. Accomodiamoci. State comodi. Dobbiamo essere comodi tutti stasera. Perché questo è un momento importante. 5 anni fa siamo partiti da questo luogo e avevamo presentato un programma alla città che oggi io con piena soddisfazione dico che almeno l'80% di questo programma è stato completato. È stato completato e io ricordo impegni importanti, impegni tipo presi per l'ambiente, ad esempio la raccolta differenziata, impegni ulteriori che stavano ad esempio all'interno della scuola, dell'edilizia scolastica, così come tanti ulteriori impegni che dal programma sono stati quasi tutti esauriti. Oltre il programma ovviamente sono state fatte tante altre cose, tanti altri impegni, io ne anticipo qualcuno che vedremo a fine di questo mio piccolo intervento da un filmato. Perché questa ripresa, questa nuova sfida? Perché credo che in un paese democratico chi non abbia nulla da nascondere, chi abbia fatto il proprio lavoro con coscienza, con correttezza, con onestà, valori io ritengo basilari per chi si impegna a fare politica, perché la politica è servire i propri concittadini. E ad esempio su 3 temi particolari io mi voglio soffermare. Mi voglio soffermare ad esempio sul tema dei rifiuti. Sul tema dei rifiuti abbiamo iniziato e stiamo proseguendo un percorso che ci ha portato ad essere leader nella regione siciliana, ovviamente con la collaborazione di tutta la città. Abbiamo iniziato con un progetto, assessore, se non erro nel 2013, con l'approvazione, ed è stato il primo comune in Sicilia ad avuto approvato l'ARO.
e poi con la gara e quindi con la fase di sensibilizzazione e il risultato finale che è veramente brillante. Poi ad esempio edilizia scolastica, di edilizia scolastica ne abbiamo fatto, l'abbiamo preso a cuore, abbiamo fatto interventi mirati in tutti i plessi, a partire dalla scuola materna Madre Teresa di Calcutta. Decreto della Regione Siciliana del 2009, abbiamo impegnato, se non ricordo male, circa 140.000 euro da parte della Regione, 65.000 euro da parte dello Stato, 180.000 euro dalle casse comunali. Abbiamo adeguato sismicamente la nostra prima scuola. Poi interventi alla Rodari e alla Elementare, un finanziamento di 830.000 euro per un'ulteriore messa in sicurezza e con i fondi CIPE addirittura abbiamo avuto approvata una nuova scuola media che poi le fonti di finanziamento da parte dello Stato non sono state bastevoli per la realizzazione della stessa. Pensate, in tutta la Sicilia, eravamo ventesimi in graduatoria, i fondi sono arrivati fino alla decima o all'undicesima scuola. La graduatoria è ancora in itinere per ulteriori 3 anni, e l'impegno però non si ferma solo qui. Che dire poi, ad esempio, perché noi abbiamo un doppio compito, abbiamo il compito e il dovere di relazionare sullo stato di tutto quello che è stato effettuato e poi abbiamo il compito di spiegare un ulteriore programma da realizzare per la città. L'impegno del presidio di legalità per eccellenza, ad esempio, 6 anni è stato ripristinato. E che dire poi dei lavori della zona artigianale, completati anche quelli, e che dire dei lavori della villa comunale. Io credo di essere una persona corretta, questi due progetti io li ho trovati, erano già finanziati, noi abbiamo avuto l'onere di completarli mettendo un'ulteriore rotatoria a salvaguardia e sicurezza della strada statale 124 Solarino Floridia. Abbiamo avuto il piacere di incrementare con ulteriore verde la villa e abbiamo avuto anche il piacere di aprire un nuovo museo, un anfiteatro a 294 posti, ma oltre a queste non so quante cose ci siano. Però credo che il sunto vada fatto con questo video che abbiamo presentato e distribuiremo sul web proprio per far comprendere meglio ai nostri concittadini. È il momento ufficiale della nuova lista, della nuova candidatura del sindaco Scorpo con il suo gruppo di lavoro, consiglieri ed assessori, e presenta ufficialmente la sua campagna elettorale con il programma ufficiale. In questi brevi ma lunghi 5 anni, 5 anni fatti di sacrificio, di impegno quotidiano, di impegno anche notturno, perché siamo stati attivi H24, giorno per giorno, sabato, domenica, feste compreso, ci siamo messi a disposizione della nostra comunità. E siamo in gioco per la nostra comunità, perché credo che il modo migliore di spendersi per la politica è quello di fare comunità. Tutti questi sacrifici sono sacrifici anche economici, fatti in tema di bilancio con la spending review, ma l'abbiamo adoperata alla lettera. Spese per energia elettrica che scendono ulteriormente da 250 a 200.000 euro e adesso con i LED li vogliamo dimezzare. Le spese per la telefonia da 50-55.000 euro a 25-26.000 euro. Per non dirvi ad esempio l'auto di servizio, ci costava 900 euro al mese il leasing, un anno 10.800 euro, circa 11.000 euro. In 5 anni 55.000 euro. Noi abbiamo fatto la cosa più semplice che si potesse fare, l'abbiamo riscattata a 300 euro al mese per un totale di 10.000 euro, abbiamo risparmiato solo lì 45-46.000 euro. E di queste spese
e di queste spese ne abbiamo fatto del nostro impegno quotidiano e lo rifaremo ancora perché abbiamo ulteriori idee, ulteriori progetti che vogliamo condividere e che vogliamo che la comunità ci desse una mano, così come ha fatto in questi 5 anni. Perché io credo che la polemica, la critica è il sale anche della democrazia, quando rientra però nei canoni e nei limiti della correttezza, perché tante volte la famiglia si lascia a casa, i figli si lasciano a casa, i fratelli si lasciano a casa. L'impegno della politica è quello vis-à-vis di andare poi, dopo l'impegno preso in consiglio comunale, e fare una battaglia per la comunità, per il bene della comunità. Ebbene, io adesso volevo chiamare con me chi si spenderà e chi mi sosterrà e chi, ovviamente, chiedo anche il sostegno uguale per tutti i consiglieri comunali. Li chiamo in ordine rigorosamente alfabetico e quindi gradirei che salissero sul palco il dottore Paolo Burgio, il dottore Pippo Carpinteri, Silvana Cassia, che è già qui, Giuseppe Di Noto, Paolo Formica, Maria Grazia Giardina, dottoressa Rosaria Manigrasso, il neopapà Sebastiano Montalto, Maria Concetta Picone, l'architetto Isabella Scalore, che è già qua, Laura Signorino e il dottore Emilio Terranova. Li voglio qui perché desidero che chi vuole deve anche dare il contributo con 2 paroline e quindi ritengo che è giusto che anche loro, non è che ritengo che è giusto, io credo che sia obbligatorio che loro debbano dire qualcosa, perché è una sfida, è un impegno che si assume e poi si porta a termine, così come abbiamo fatto 5 anni fa. E io ringrazio pubblicamente tutta l'amministrazione per il lavoro che ha svolto durante questi 5 anni, chi è presente e chi non è presente, e ringrazio di vivo cuore tutti quelli che hanno scelto invece questa famiglia per continuare a spendersi per la propria comunità. Quindi io lascio il microfono per primo a Paolo Burgio. Devo rompere il ghiaccio? Già l'hai rotto tu. Salve a tutti. Caro Sebastiano, caro sindaco di Solarino, come al solito ci hai emozionato. Questa sera hai dato il massimo, ma so che darai ancora di più per i prossimi 5 anni. Perché della mia ricandidatura? Voi sapete benissimo che io non ho avuto mai ambizioni, non ho avuto mai interessi particolari, personali, per dedicarmi sempre da circa 15 anni alla nostra comunità. Ma è anche vero che non potevo dire no quando il nostro capitano, il nostro allenatore mi ha chiamato, soprattutto perché farò parte di uno squadrone esperiente, muscoloso, ma soprattutto uno squadrone, sono sicuro, anzi arricchito dai giovani. L'esperienza e le idee giovanili sono importantissime in un gruppo, in una squadra. Ma è anche vero che non potevo starmene lì a guardare e pensare che fra circa 4 settimane, 5 settimane, quelle che saranno, probabilmente, anche se difficilmente, si potrebbe dare in pasto la nostra cittadina a delle persone
incompetenti, lasciatemelo dire, poco capaci nella cosa pubblica, lo hanno dimostrato in questi anni passati, ma soprattutto perché stranamente è da circa un anno che hanno iniziato la loro lotta contro questo signore e contro di noi. E io mi sono spiegato il perché di questo astio. Proprio oggi ne discutevo in famiglia e ho detto il perché è semplice, perché questo signore qua ha dato il massimo, a volte trascurando anche gli affetti. Dorotea, ma è troppo forte. Ecco perché sono di nuovo qua e poi perché abbiamo scoperto una cosa in queste pochissime settimane di campagna elettorale. Anzitutto loro non sanno più cosa dire contro di lui, perché regolarmente sono stati stoppati e regolarmente lui ha risposto con i fatti, perché abbiamo scoperto che sono dei veri e propri venditori di idee, di false idee. Per cui eccoci qua. Io avevo preparato qualcosina, però voglio chiudere dicendo questo, che lui, grazie al suo amore e grazie anche a noi tutti che amiamo il nostro paese, siamo sicuri che grazie al vostro consenso vinceremo di nuovo. Grazie. Grazie, grazie Paolo. Chiedo di stringere il più possibile contenendo l'intervento in 2 minuti, se è possibile. Pippo Carpinteri. Buonasera. Certo che è sempre difficile tenere un microfono in mano. Io... emozione mi, se, mi sento veramente di essere emozionato. E si emoziona chi ha cuore. Io mi chiamo Pippo Carpinteri, ho 62 anni e faccio il medico veterinario. Praticamente la mia, diciamo, carriera politica, se così si può chiamare, è stato che sono stato in maggioranza, in minoranza e di nuovo in maggioranza. Quello che mi sento di dire è che sempre ho cercato di fare la mia, diciamo, la mia carriera impostandola soprattutto sulla sincerità e quello di fare qualcosa per Solarino. Qual è la mia scelta politica questa volta? Anche se con Sebastiano fino a pochissimi mesi fa sono stato all'opposizione, ho cercato sempre di fare l'opposizione critica, non ho mai offeso nessuno, né personale né familiare, come diceva Sebastiano. Che cosa mi ha spinto a candidarmi con Sebastiano Scorfo? Mi ha spinto il fatto che ho riflettuto sul valore e sulla trasparenza di questa amministrazione uscente di questi ultimi 5 anni. Quindi questa sera mi sento di ufficializzare la mia candidatura con Insieme per Sebastiano Scorfo. Grazie. Grazie a te Pippo, grazie di vero cuore. Silvana Cassia. Buonasera a tutti, mi presento, sono Silvana. Scusate però sono un pochetto emozionata, no? Niente, io oggi ti voglio dire un grazie, perché parecchi mesi fa io ho avuto modo di parlare con Sebastiano e come tutti sapete ero in minoranza. E parlando mi ha detto una frase, mi ha detto: a volte ci sono delle scelte che si fanno con coraggio, con il cuore, e specialmente se si sposano degli stessi ideali. E io tantissimi ideali li ritrovo in queste splendide persone che sono dietro a me, che sono una più bella dell'altra e soprattutto sono umili e onesti, e questa è la cosa più bella che ci può essere in un gruppo. E la cosa più importante è che mi hanno dato tanta fiducia, mi hanno dato modo di potermi mettere in gioco, dimostrare le mie competenze, far vedere quella che sono,
soprattutto ascoltandomi, anche con i miei errori, possibilmente perché sono molto giovane e posso sbagliare, ma come voi mi potete insegnare ci può stare. Però li voglio ringraziare perché mi hanno dato fiducia e quindi sono contenta di essere qui e spero di vincere con loro questa volta. Grazie, grazie Silvana, grazie mille. Grazie mille. Giuseppe Di Noto. Ciao a tutti, io voglio parlare invece diversamente, io voglio parlare da alcuni passaggi che ci sono stati, bene comune, noi siamo qui per il bene comune e noi dobbiamo lavorare per Solarino, perché Solarino ha bisogno di noi, della nostra onestà, trasparenza e lavoro fatto. Io in questi 5 anni, con Sebastiano, ho litigato, ci siamo riappacificati e sono qui. Ciò vuol dire che credo nel suo operato. E chiudo brevemente chiedendo a tutti voi di aiutarci, di andare a chiedere il consenso per Sebastiano, perché Solarino ha bisogno di lui e di tutti noi. E nella parentesi che chiudo voglio ringraziare Paolo e Peppe. Grazie, io me l'ero riservata alla fine e Giuseppe ha fatto bene. Fatto bene ad anticipare perché grande è stato il sostegno di Pippo Oliva e di Paolo Giambertone, che ovviamente quest'anno con la candidatura, con la nuova riforma elettorale, le candidature scendono da 15 a 12 consiglieri comunali. Ovviamente qualcuno doveva necessariamente fare il passo indietro a dimostrazione che questa squadra era già composta con titolari e riserve, consentitemi questo termine, quando ancora ci sono liste che non arrivano a completare nemmeno la squadra dei titolari. E questo ci inorgoglisce, ma il grazie particolare mio e credo di tutta la squadra è un grazie di cuore a Giuseppe e a Paolo Giambertone. Tengo a precisare che con Giuseppe Di Noto lui dice che abbiamo bisticciato, in effetti non è così, perché ci siamo sempre confrontati, perché è sempre attento all'acqua, all'albero, questo, la striscia che va fatta corretta, devo dire per onestà intellettuale che è stato molto presente e molto attivo nell'attività amministrativa di questi 5 anni. Paolo Formiga. Buonasera a tutti. Io partirei da una cosa. Sebastiano ha scritto nel volantino un viaggio lungo 5 anni. Io penso che questo viaggio non è partito 5 anni fa. Questo viaggio è partito nel 1993, quando i giovani di allora, compresi tanti che siamo qua, hanno formato un movimento politico, ho detto prima, Rinnovamento 93. Da quel momento è cambiato il tipo di amministrazione a Solarino. Sono passati 24 anni, in questi 24 anni abbiamo avuto 4 sindaci che fanno parte di questa coalizione. Paolo, primo Concetto Cianci, il dottore Terranova, Paolo Burgio e Sebastiano Scorpo. Questo vuol dire che la gente ci ha capito chi siamo e continuiamo a essere. Ha voglia di dire un'altra storia, la storia, siamo noi. Grazie, grazie Paolo. Paolo. Io volevo dire solo 2 parole,
Io non ho fatto passi indietro, io sono con questa squadra come prima e più di prima. Grazie. Grazie Paolo. Il mio passo indietro è rivolto ovviamente perché se c'era la possibilità di 15 entravamo tutti. E grazie, grazie veramente per le tue parole. E Maria Grazia Giardina. Buonasera a tutti. Allora, quello che mi si chiede in questi giorni è: ma come mai ti ricandidi? Come mai, con tutti i problemi che hanno in questo periodo le amministrazioni, tu vuoi ributtarti in questo vespaio? E allora è molto semplice. Io mi candido intanto perché vorrei ancora continuare a servire il mio paese, anche se non sono nata qui, e penso che ormai lo sappiano tutti, però ormai vivo qua da 29 anni, quindi Solarino è diventato il mio paese. Mi candido perché ci sono ancora tante cose da fare per il futuro, cose che ancora non abbiamo finito e dobbiamo finire. E ci sono delle situazioni che mi interessano, per cui io do il cuore, come i servizi sociali, le politiche giovanili. E vedrete il programma, perché sarà già distribuito, quindi potete andare un po' a vedere tutto quello che ancora si dovrà fare. Mi candido perché sono convinta che comunque noi faremo la differenza. E mi candido per un motivo particolare, un piccolo episodio, velocemente. E giorni fa mi è successo, l'ho scritto anche su Facebook, anche se non è mio costume andare su Facebook ed esternare i miei sentimenti, eccetera, però ci sono rimasta un po' scioccata quando ho parlato con questo mio amico che si candida in un'altra lista, non diciamo quale. A un certo punto mi ha detto: guarda Maria Grazia, tu stai proprio sbagliando tutto, perché tu fai la politica col cuore, e invece no, si fa con la testa. Allora, questo mi ha fatto molto pensare. Mi ha detto che chi fa la politica col cuore è un perdente. Allora io vi dico una cosa: se io sono qui stasera e appoggio la candidatura di Sebastiano Scorpo e mi candido comunque anch'io, è proprio perché Sebastiano, come me, fa la politica non solo con la testa, ma lo fa col cuore. Ed è importante, perché se non mettiamo un briciolo di cuore e di sentimento nella politica, diventiamo aridi. Non possiamo stare vicino ai cittadini se siamo solo calcolatori. Bisogna avere anche il cuore. E quindi io, Sebastiano, spero proprio di continuare insieme a te e di andare avanti per questa meravigliosa avventura. E comunque sta a voi decidere, quindi aiutateci. Grazie. Grazie Maria Grazia. Rosaria Manigrasso. Partiamo da 5 anni fa. Come vuoi. 5 anni fa era la mia prima esperienza politica. Qualcuno mi diceva: tanto ti buttano fuori. Sono qua. Non è stato facile rimettermi in gioco. Ero un pochino, mi volevo ritirare. Poi ho un foglio di giornale a casa, che l'ho riportato pochi giorni fa, dove Sebastiano dice: le donne sono state la mia marcia in più. E allora ho detto: no, se sono donna devo avere questa marcia, devo dare questa marcia in più. Sono qui a sostenere Sebastiano Scorpo. Vedervi da qua sopra è uno spettacolo, ve lo dico veramente, come dice Maria Grazia, col cuore. Ci conosciamo tutti, non c'è bisogno di spendere parole su Sebastiano Scorpo, lo ha dimostrato in 5 anni, con la correttezza nei nostri riguardi, tutti quelli che siamo qua. Tutti dicevano che nessuno avrebbe rispettato il loro ruolo. Siamo tutti qua, vero? Non ha sgarrato nessuno. Sono tutti dietro a me, compresa io. Non ho altro da aggiungere. La prima volta, come vedete, la piede le trae in mano, prima la croce sulla sua faccia, perché gli ha messo la sua faccia. Grazie a tutti. Grazie Rosaria. Mi ha fatto un po' emozionare. Io non ho questa fortuna, perché a casa di donna ce ne ho una sola, però diciamo che quando vado al comune ne trovo di più e
diciamo che siamo sempre in continuo discussione, confronto, e devo dire che il sesso femminile veramente in politica non solo ci vuole, ma aiuta enormemente anche il confronto dialettico in politica, perché forse ho preso atto solo da qualche anno, si guarda da un altro, da un'altra ottica, da un altro punto di vista, quindi che ben venga il sesso femminile a gestire la cosa pubblica, e credo che noi l'abbiamo fatto per 5 anni. Come diceva Rosaria, non abbiamo mai buttato fuori nessuno, perché non è né il nostro stile e non è nemmeno nel nostro pensiero. Proseguiamo, dicevo prima, con il neopapà Sebastiano Montalto. Grazie Sebastiano, grazie Sindaco. Per chi non lo sapesse, sono uno dei consiglieri uscenti dell'attuale legislatura, eletto a sostegno di questo grande amico 5 anni fa. E 5 anni fa, quando ci siamo incontrati con l'amico Sebastiano e tanti altri amici che sono qua dietro, ci siamo ritrovati attorno a degli argomenti che sono poi diventati il nostro credo politico, ovvero il nostro programma elettorale per questi 5 anni. Parlo per esempio di gestione del servizio idrico, gestione pubblica naturalmente, parlo per esempio di tutela del territorio e dell'ambiente, opponendoci fermamente alla nascita di nuove discariche nel nostro territorio, cose che forse altri candidati a sindaco oggi non possono fare. Ci siamo impegnati e ci siamo ritrovati scegliendo la strada del taglio delle spese superflue, della gestione delle poche risorse disponibili, del potenziamento dell'assistenza degli anziani e dei disabili. Ebbene, allora, come 5 anni fa, o meglio, oggi, come 5 anni fa, ci siamo chiesti cosa noi possiamo dare alla città oggi se non la competenza, la lealtà, la trasparenza, l'onestà e la continuità amministrativa che solo Sebastiano Scorpo e la sua squadra oggi possono dare a Solarino. Concludo, parliamo anche di programmi, Sebastiano. Ti esorto, così come spesso ho fatto in questi 5 anni, a continuare per la strada intrapresa per uno dei tuoi fiori all'occhiello, l'edilizia scolastica. Tutti noi sappiamo, e l'abbiamo già visto nei video che sono stati proiettati, l'impegno che questa amministrazione, forse la prima amministrazione che ha impegnato così tante somme nell'edilizia scolastica, e anche qui ci criticano, ma vedete, purtroppo non è semplice replicare ai fatti, e quindi ti impegno a proseguire in questa azione, e credo che uno dei prossimi fiori all'occhiello, così come è scritto anche in questi programmi elettorali, sarà, io credo, un nuovo sistema efficiente, economico e funzionante di climatizzazione delle aule dei nostri plessi scolastici. Grazie. Grazie Sebastiano, impegno preso, assunto, e lo porteremo avanti. Maria Concetta Prigone. Buonasera a tutti, mi sono candidata a Consiglio Comunale perché credo che Sebastiano Scorpo sia una persona leale, onesta, e con un grande spirito, con una grande passione. E voglio dire che voglio sottolineare la parola passione, perché ognuno di noi deve riscoprire la passione per il proprio paese, per la propria identità locale, in poche parole la passione per Solarino. E fatelo dire da una persona che per tanti anni è stata fuori e ha chiamato il suo paese. E per riscoprire questa passione però dobbiamo dire no alle false promesse, no a coloro che fanno politica con i nostri bisogni e no a coloro che fanno ostruzionismo politico inutile. E dobbiamo essere liberi
di dare, di votare il meglio, di dare un voto di opinione, un voto consapevole e responsabile. E, l'11, andando a votare l'11 giugno, riflettiamo e pensiamo al futuro di Solarino, perché Solarino ha bisogno di una politica propositiva, di una politica che sappia ascoltare e condividere. E chiudo con una citazione di un grande statista americano, a me cara, John Kennedy: non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito alla riflessione e vi auguro una buona serata. Grazie, grazie Maria Concetta. Isabella Scalora. Di solito in queste manifestazioni politiche naturalmente si inizia con una frase: votate questo gruppo perché sono giovani, siamo giovani. Allora, non è una cosa che non mi appartiene, io non sono giovane, se mi dovete votare per questo, perché vi dico questo? Perché io sono fiera, non dei miei anni, che fra un mese sono 56, ma della mia esperienza politica. 20 anni fa, Carmelo Terranova, io ero in lista con te, ero l'unica donna in lista e l'unica donna naturalmente in consiglio comunale, perché ho avuto la fortuna di essere stata votata. Io penso che tenere duro tutti questi anni ha avuto un significato profondo per Solarino, scusatemi ma mi prendo questo merito. Penso che sono stata l'esempio per molte donne che hanno voluto forse fare l'esperienza e pensare che si può fare politica al femminile. Questa volta penso che anche la politica nazionale e regionale ci ha aiutato, anzi 5 anni fa, perché si è costretti a mettere le donne in lista. È una cosa che mi dà fastidio, perché non ho pensato mai che le donne devono essere costrette ad essere messe in lista, ma devono essere messe in lista perché se la sono capaci, e quindi le dobbiamo apprezzare. Però penso che comunque sfruttare finalmente una buona legge a noi donne sta bene, ok? A volte una si deve prendere le cose che ci sono, questo ci sta bene. Perché vi dico questo? Io sono fiera di questa squadra, scusate se vi do le spalle, perché per legge noi dovevamo avere 3 donne in lista, noi siamo 6 donne in lista. Ma non sono candidate, non siamo candidate perché stiamo prendendo il posto del marito e siccome in lista non c'è posto per l'alternanza ci vuole la donna e quindi viene la moglie. Queste donne, comprese io, abbiamo fatto una scelta politica seria, ci abbiamo pensato per tanti anni, abbiamo degli impegni, c'è qualcuno di noi che ha avuto l'occasione di dimostrarlo e quindi io sono fiera di appartenere a questa squadra e io spero, senza offesa per i maschi, speriamo che ce la facciamo tutte le donne. Scusate se mi prendo qualche minuto in più. Vi voglio dire una cosa. Ci sono cose che non si possono spiegare con le immagini. Io mi sono emozionata a vedere questo filmato. È stato fatto bene, sono contenta, tutto quello che volete. Però non è stato detto tutto. Perché non è stato detto quello che a me ha lasciato questa esperienza? In 5 anni noi abbiamo fatto tante cose che me le ero scordate, bellissime. Ma la cosa più importante è che non può essere esposta là, messa là. Me l'ha lasciata nel cuore, che è una cosa che non dimenticherò mai, perché vedete, il lavoro per fare le cose l'avevo messo in conto ed ero felice di farlo, sono stata felice. Ma alcune cose io non avevo messo in conto. Noi, senza saperlo, forse senza la consapevolezza, abbiamo dato voce a chi non ne aveva, nel rispetto, nell'educazione di non mettere in piazza certi fatti e certe cose che abbiamo fatto, nella riservatezza e nel rispetto. Questa è la cosa che io non dimenticherò. Spero di esserci anche per altri 5 anni.
e di continuare soprattutto le cose che non si possono dire, che non si possono vedere, che non si possono disegnare, che non si possono, come dire, veramente. L'ultima cosa volevo dire, se ci penso. Mi sono emozionata perché le cose che tu non metti in conto e poi ti succedono e capisci che sono le cose più importanti, a me mi emozionano molto e quindi sono ben felice di questa esperienza, Sebastiano Scorpio. Scusate. Fa parte anche dello stile di chi fa politica in un certo modo e la fa tante volte col cuore e anche con silenzio, perché non è, come scritto e come detto, non è una medaglia che si deve mettere al petto. La politica è servizio e poi è riflessione dei concittadini, e i concittadini credo che abbiano un'intelligenza più elevata del normale quando poi si va a votare, e quindi nel rispetto di questo noi continuiamo su questa strada e chiamiamo Laura Signorino. Buonasera, allora io che dire, hanno detto quasi tutto, io volevo solamente ringraziare Sebi per avermi dato l'opportunità di far parte di questa squadra di nuovo, perché anni fa quando ci ho provato ed era la mia prima volta ho ottenuto un risultato di cui sono andata sempre fiera, sono stata contenta di appoggiarti, di supportarti e spero di affiancarti anche prima o poi, però come cittadina comunque l'ho fatto, è stato il mio sindaco, ancora il mio sindaco e sarà il mio sindaco. E un'altra cosa la voglio dire, perché io non riesco mai ad avere filtri quando sono emozionata, questo palco mi dà un'emozione doppia, una è quella di presentarmi qui nuovamente con la lista in cui mi sono presentata anni fa, e l'altra è questo palco è stato il mio lancio, fra virgolette, alla musica, ho cantato qui per la prima volta, quindi sono doppiamente emozionata a salire quelle scale, ho detto chissà se anche questo è il mio debutto in politica una volta per tutte, quindi insomma io vi chiedo di, insomma chiudo, pur essendo un insegnante di lingue, studiando spagnolo, parlando spagnolo, inglese eccetera, chiudo con un proverbio siciliano: cu cancio vecchio nuovo tutti malanni ciova. Grazie, grazie mille Laura. Carmelo Terranova. Buonasera. Io, per chi non mi conosce, sono nuovo, è la prima volta che mi candido a Solarino. Spesso mi sento dire, ma che tu fa fare? Ed è una riflessione. Chi me lo fa fare sono questi due opuscoli che avete trovato sulla vostra sedia. 5 anni fa abbiamo scritto un programma. Oggi, come ha detto il sindaco, l'abbiamo quasi per intero realizzato. Significa che abbiamo mantenuto il patto che abbiamo stretto 5 anni fa. 2, abbiamo scritto un nuovo programma e quindi sono sicuro che questa squadra porterà a compimento anche questo programma. Chi me lo fa fare è il mio entusiasmo da giovane politico, è la mia passione, è il vostro consenso, il vostro affetto che ogni giorno sento quando cammino per la strada, per il mio lavoro. Perché l'impegno che questo gruppo ha dimostrato in questi 5 anni, la serietà che è palpabile in ogni cosa che è stata fatta con sincerità, con onestà, con modestia, ma con impegno. Per cui vi chiedo ancora di darci quell'energia con il vostro consenso per poter continuare a migliorare la nostra Solarino. Stateci sempre vicino, non vi deluderemo. Grazie, grazie dottore. Adesso passiamo alla seconda fase, che sarà brevissima perché sarà di circa 10 minuti o poco più, per esplicitare, diciamo, le parti più salienti del programma.
grande attenzione ad esempio all'ambiente e all'ecologia, come già stato fatto e come già stato detto, ma credo che ancora tanto lavoro bisogna fare. Ad esempio, non abbiamo parlato di piano regolatore generale e qui abbiamo già l'iter che è nell'assessorato competente alla regione siciliana, si attende la VAS, la VAS è la valutazione ambientale strategica che deve mettere alla regione Sicilia per ridare un nuovo piano regolatore alla città, un piano regolatore che è basato alla riduzione della cementificazione, all'ampliamento del verde e nel rispetto dei limiti che esso dà come terminologia di legge. E quindi salta fuori il vecchio piano regolatore per iniziare la fase nuova. Questo è volutamente, non l'abbiamo voluto mettere perché è ancora in itinere e attendiamo ovviamente le linee direttive della regione Sicilia. Ma un altro impegno va rivolto ad esempio al monitoraggio della qualità dell'aria. In questo momento c'è una cabina che sta controllando tutte gli inquinanti da ricaduta industriale, parliamo di polveri sottili, parliamo di composti organici volatili, parliamo di composti solforati, quindi benzene, toluene, xilene, CO2, SO2, insomma tutto quello che riguarda la nostra vita, la nostra aria, il nostro ambiente. E quindi questo va incrementato e potenziato tramite già un finanziamento ottenuto ed è una nuova cabina fissa che installeremo nell'area del centro comunale di raccolta, nell'area della protezione civile, che monitorerà 24 ore, ogni 24 ore, per un intero anno, la nostra qualità dell'aria. Oltre a questo, credo che, come ha detto Sebastiano, un no deciso per eventuali altre discariche, ma così dobbiamo invece incrementare e potenziare il nostro sistema di raccolta differenziata che è già presa di mira da tutti i comuni vicini e non, e dobbiamo fare ancora di più perché dobbiamo creare dei presupposti per fare dei centri di compostaggio o per sviluppare ad esempio energia alternativa, ma questo con calma, ce lo dirà il tempo, è un impegno che stiamo prendendo, così come ad esempio nel randagismo va preso un impegno molto serio per continuare a potenziare, soprattutto potenziare la campagna di microcippature e di sterilizzazione, così come sulla pubblica istruzione dobbiamo completare il campus scolastico e, come diceva Sebastiano, la climatizzazione classe per classe di tutti i bambini. Servizi sociali e solidarietà sociale, io ne dico una, due per ogni settore, però è ovvio che il programma è sotto gli occhi di tutti ed è, diciamo, la missione che dobbiamo svolgere da qui a 5 anni. Dobbiamo impegnarci anche per realizzare il baratto amministrativo per dare la possibilità a tutti coloro che non ce l'hanno di compensare il pagamento del tributo. Dico questo perché dobbiamo dare dignità anche ai cittadini che non ce la fanno, perché il comune si basa su 3 entrate particolari e sono quelle del trasferimento dello Stato, quello della Regione e dei tributi comunali. Queste 3 entrate danno servizi, perché il comune è un ente che eroga semplicemente dei servizi e quindi se i servizi mancano o sono fatti male e sono causati ovviamente da un introito che non c'è. E quindi, siccome stiamo attraversando un periodo particolare, anche lì dobbiamo impegnarci per dare la possibilità un po' a tutti di compensare questo tipo di servizi che poi si tramutano in assistenza ai disabili, assistenza agli anziani, trasporto agli unipendolari, ma si tramuta anche nella raccolta del rifiuto, nella erogazione del servizio idrico, tutti i servizi indispensabili per una comunità. Dobbiamo continuare a progettare e a dare la possibilità a quei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere il servizio civile, che è un anno di impegno, di volontariato sociale, che dà la possibilità di far capire che cos'è un'amministrazione, ma di rendersi utili per la propria comunità. Dobbiamo monitorare per una fase di progettazione progetti della comunità europea.
quella è una delle vie che dobbiamo perseguire, quindi chiediamo che alcuni giovani si impegnino anche in questo tipo di attività, come se così li dobbiamo accompagnare tramite il microcredito a cercare di dare una possibilità per iniziare un proprio percorso lavorativo. La realizzazione di convenzioni con gli istituti scolastici per creare alternanza scuola-lavoro, così come anche per il volontariato e la protezione civile dobbiamo proseguire nell'azione di potenziamento di strutture e mezzi. Io qui ho le idee chiare, ma dobbiamo attendere a luglio, perché l'ospedale Vasco è uno di questi progetti, di uno di questi contenitori, ma dobbiamo attendere a luglio per avere una sentenza definitiva che ci possa liberare da fare quello che vogliamo nel nostro ospedale Vasquez. Fino a luglio credo che questo impegno non lo possiamo rivolgere già stasera. Dobbiamo aggiornare il piano di protezione civile comunale, come già lo abbiamo fatto, ma va costantemente monitorato ed aggiornato proprio per le cause idrogeologiche, idrauliche e sismiche in cui il nostro territorio è attore principale, e quindi una attenzione particolare va rivolta anche a questo tipo di attività. Spettacolo, turismo e commercio: dobbiamo promuovere gli eventi e le sagre che tutti i nostri commercianti, artigiani intendono fare. Questo è un impegno che, se si prende, si mantiene, e quindi lo abbiamo scritto proprio per essere chiari e trasparenti in questo tipo di impegno. Ma dobbiamo creare anche un potenziamento di percorsi turistici che vedano un legame stretto che parta dal Pozzo di San Paolo, prosegua con il nostro orologio della Chiesa, che vada a passare al museo, ma che va oltre il Mediterraneo, perché dobbiamo e abbiamo intenzione di rafforzare ancora di più i legami di una storia che raccontano negli Atti degli Apostoli e che vede, insomma, un percorso particolare di San Paolo, che da Malta, nel viaggio che fece a Roma, si ferma anche a Siracusa, e quindi crediamo di potenziare anche questo di progetto religioso, turistico e così via. Per lo sport, un impegno importante va preso per il potenziamento delle strutture sportive esistenti, che ne abbiamo e che vanno valorizzate, ma io qui chiedo a tutti invece di prendere un altro tipo di impegno, e cioè quello di far fare sport ai nostri ragazzini, perché le strutture è vero che ci sono, però io noto che i ragazzini sono forse pochi. Ci sono le attività sportive, ci sono le società sportive, iniziano a mancare i contributi, però anche qui, con passione, con cuore, con amore, io credo che si possano impegnare i ragazzini a svolgere soprattutto attività sportiva, perché investire nello sport e investire anche in salute. Credo che la parte finale, che è quella che riguarda i lavori pubblici e l'urbanistica, poi va compresa in tutte le altre tipologie che ho già detto poco fa. Ad esempio, il completamento dell'iter, approvazione del piano regolatore generale, così ho aperto questo mio intervento, ma anche quello della copertura tensostatica dell'anfiteatro Rosa Balistrelli. Lo abbiamo realizzato, 294 posti, ma quella struttura dovrà diventare una struttura dove poter svolgere attività teatrale, dove poter fare anche cinema, attività musicale, attività di qualsiasi natura, e noi crediamo che con una spesa minima possiamo anche raggiungere questo obiettivo. Uno degli obiettivi che non abbiamo raggiunto e vogliamo riaggiornare per questo programma è quello delle lampade votive al cimitero. Attenzione, io qua due parole le voglio spendere, perché nel nostro amato cimitero credo che abbiamo fatto tanto. Da 11 anni la lista per la concessione di un'area cimiteriale non è stata mai data dal 2006-2007 a oggi, 10-11 anni. Ebbene, noi in 2 anni
abbiamo completato quest'iter, abbiamo introdotto la fase di edificazione nel cosiddetto K5, abbiamo dato 55 aree cimiteriali e a giorni, io credo mercoledì, giovedì, potremmo approvare un'ulteriore area, così come detto nel video, che è quella del K6, ma a giorni inizieranno i lavori per la strutturazione e l'innalzamento di 52 loculi cimiteriali e di ulteriori 208, per un complessivo di 260. La lista di attesa delle persone dal 2006 a oggi è proprio di 260, così come di 55 l'anno scorso era quella delle aree cimiteriali. Quindi nella sostanza abbiamo completato tutto l'arretrato dal 2006-2007 ad oggi con le aree cimiteriali e completeremo quella dei loculi fino al 2017. Un altro impegno va preso ulteriore con la scuola per la creazione di ulteriori parcheggi e un altro impegno, io dico, di umanità, di serietà, è quello che dobbiamo montare un montascale per i disabili nel palazzo di città. E poi tutto un processo di virtuosismo, perché così come abbiamo iniziato una fase di comune virtuoso nella raccolta differenziata, grazie mille, dobbiamo creare tutto un percorso di fare comunità, ma lo dobbiamo rivolgere a riscoprire la nostra Solarino, a leggere a Solarino, a giocare a Solarino, a suonare, a tutto quello che si vuole fare. Questo lo chiediamo a voi, perché tutti i nostri concittadini che si vogliono spendere a fare qualcosa debbono solo chiederlo e poi troveranno, come d'altronde sempre, un'amministrazione che ha sempre avuto la porta aperta a qualsiasi cosa, a qualsiasi iniziativa che rientri nei canoni di legalità e del rispetto altrui, perché se chi è venuto a chiedere delle cose che erano impossibili da fare o che recavano danno al vicino o a qualche altro, è ovvio che la risposta è no. E così continueremo a fare per i prossimi 5 anni. Il problema è che la politica deve avere quel buon senso, quella consapevolezza, quell'umanità di far capire che siamo un paesino di 8.000 abitanti. Un paesino di 8.000 abitanti, con i risultati che ha raggiunto in questi 5 anni, si vedrà essere scritto il 12, il 13 giugno, perché già la notizia è ufficiale, nell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, dove su 8.101 campanili in Italia ce ne sono scritti 99 e 6 solo nella regione Sicilia, e sono l'isola di Lampedusa e Linosa, Petrosino, Collesano, Aci Bonaccorsi, Ferla, e il 12 giugno scriveremo anche Solarino, proprio per le buone prassi riscontrate in tema di risparmio energetico, casa dell'acqua, potenziamento del verde, raccolta differenziata e tutte quelle procedure che in questi 5 anni abbiamo attivato. Io avrei completato e credo che siamo rimasti proprio, vedi, la perfezione, 8 meno 5 sono le 8? Sì, prego. Questo me lo auguro. Me lo auguro e ce lo auguriamo. Io volevo ringraziare anche per l'illustre presenza, tengo a ringraziare all'onorevole Vigiullo, Salvo Castagnino, a Giovanni Cafeo, a Salvo Burgio, questo Salvo Burgio. Non so se sto dimenticando qualcuno, però il mio grazie finale va a qualche persona particolare, speciale per me e la mia famiglia, e mia moglie e mia madre, sono i miei figli, mio fratello,
che mi danno anche questa possibilità di continuare ad emozionarmi, a spendermi, perché sono sempre a disposizione e che, devo dire, in un certo senso mi sopportano e mi supportano nello stesso tempo. Quindi grazie, grazie infinito. Abbiamo iniziato, abbiamo finito proprio con i minuti contati, dall'inizio alla fine. Quindi buona campagna elettorale soprattutto ai nostri avversatori, soprattutto ai nostri avversatori, perché devono anche loro dimostrare con stile e correttezza cosa vuol dire politica, che vuol dire servire la propria comunità, servire chi sta più indietro. Grazie a tutti, buona serata, buon sabato. Si è appena conclusa la convention di Sebastiano Scorpo, insieme a lui Enzo Vinciullo, in un momento molto caldo, molto emotivo, con un bagno di folla appena concluso, stanco sul palco ma molto soddisfatto. Soddisfattissimo per la presenza, io veramente mi ha emozionato, non mi aspettavo tutta questa nutrita presenza dei miei concittadini che mi hanno voluto, insomma, dire ci siamo anche noi e ci saremo anche noi. Un programma molto impegnativo quello del sindaco Scorpo, l'80% delle cose fatte, ma soprattutto l'ingresso tra i comuni virtuosi di Solarino. Sì, l'80% fatto, e oltre questo che non era scritto in programma, così come ho ribadito, la caserma dei carabinieri, il completamento della villa, il completamento della zona artigianale, la casa dell'acqua, il museo, l'anfiteatro non erano previsti nel programma di 5 anni fa. Questo è un motivo di orgoglio, di fierezza che ci fa scommettere fra 5 anni di ritrovare e di proseguire in questa strada una Solarino migliore. E poi il fiore all'occhiello, la raccolta differenziata. E questo è un processo intrapreso nel 2013, che ha visto i primi frutti solo nel 2016 e che continueremo con il centro comunitario di compostaggio, con quello che possiamo realizzare con la differenziata. Onorevole Vinciullo, questa convention è un buon inizio di campagna elettorale, il bagno di folla, insomma, la dice lui. Io direi un ottimo inizio, e questo inizio non fa altro che confermare ancora una volta quelle che sono le caratteristiche, le capacità dell'amministrazione comunale di Solarino e soprattutto del sindaco. Il sindaco che ha dimostrato di essere leale con tutti gli alleati. Vedete, l'unica amministrazione comunale che non ha in questi anni cambiato assessore, che non ha cambiato coalizione, che non ci sono stati i consiglieri che sono usciti ed altri che sono entrati. La coerenza, come ricordava la Presidente del Consiglio Comunale, è stata la caratteristica che ha determinato più di ogni altro questa amministrazione comunale. Quindi lealtà nei confronti degli alleati, lealtà nei confronti dei cittadini che sono stati amministrati in maniera sapiente da parte di questa amministrazione, non perché lo dico io, ma perché viene attestato da risultati importanti che a livello regionale e che a livello nazionale il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo sta conseguendo in questi giorni. Onestà è che è la cosa più importante, un sindaco che tutte le mattine è andato a lavorare, che non ha approfittato del suo ruolo, che è stato presente sul posto di lavoro producendo, oltre che risultati importanti per la sua città, risultati importanti anche per il luogo dove ha continuato a prestare servizio con umiltà, con serietà, con compostezza e con grande capacità. E di conseguenza, nel rispetto dovuto a tutti gli altri candidati, è chiaro che i cittadini sono chiamati a scegliere chi in questi anni ha dimostrato di essere leale, corretto, onesto, capace e competente, perché sono i risultati che lo pagano, che lo dimostrano: il completamento dell'area artigianale, ben due rotatori sulla 124, aver riacquistato a sé quello che è stato il servizio idrico della città di Solarino, tutta la caserma dei carabinieri, le scuole su cui l'amministrazione comunale si è attivata in maniera particolare. Quindi che cosa dobbiamo più chiedere a questo sindaco se non continuare in questa esperienza importante e significativa, che è un'esperienza che noi auguriamo a tutte le altre città siciliane e nazionali, proprio perché laddove c'è correttezza, competenza, capacità e onestà, lì c'è il bene dei cittadini.